Ciao. Cioè, sì, farò tardi. Molto tardi. Domani ho questa presentazione. Già, devo sistemare questa cosa. Ci sarà l'intera commissione domani. Il nostro futuro dipende da questa cosa. Bene. Anch'io ti amo. Ciao. Firmala. È meglio che si pensi che tu sia uno sciocco domani, anziché aprire la tua bocca e togliere il dubbio. Paura. Puntuale. Philip, che ci fai qui? Cos'è tutto questo? Sai molto bene di che si tratta. E questa cosa la definisci una presentazione? Sì, certo. Ne ho viste di meglio. Ci puoi scommettere che anche la commissione ne avrà viste di meglio. Guarda, non ho tempo per te oggi. Ho bisogno di concentrarmi. Sforzo notevole, ma questa volta ti sei messo in una cosa più grande di te. Mi dici sempre così. E comunque, sei davvero la persona adatta per questo lavoro? Sì. Sì, lo sono. Io penso di sì. Phil, tutto bene? Mi hai colto di sorpresa. Me ne stavo andando e ti ho sentito parlare. Ma con chi stai parlando? Io che parlo con... stavo facendo delle prove per la riunione della commissione di domani e tutto qui. Ok, me ne vado. Buona fortuna per domani. Ne avrai bisogno. Giusto, va bene. Perché ha detto che ne avrò bisogno? Già, non un appoggio promettente dal tuo collega. Ho tutto sotto controllo. Ho tutto sotto controllo questa volta. Questa volta è la parola chiave. Questo sarà un altro disastro nella tua lunga lista dei tuoi miseri fallimenti. Sta andando bene qui. Ricordi un anno fa quando hai presentato la tua brillante proposta? È andata a finire nel tritadocumenti della compagnia. Basta. D'accordo? Allora firma semplicemente sulla linea tratteggiata. Non così veloce. Non provare a opporre resistenza. Così come è accaduto a tuo padre, così come è accaduto a tuo zio, sei destinato a essere un fallimento. È nel tuo DNA. L'attacco alla presentazione di domani è inevitabile. Sai, io... ho davvero chiuso con te, che mi riempi la mente con la paura e la preoccupazione. È il mio lavoro. Che vuoi dire? Sono stanco di vivere nella paura. Perciò adesso proverò ad avere un po' di fede. Effettivamente, immaginavo che oggi ti saresti potuto presentare. E perciò sono arrivato preparato. E cos'è? È il tuo ultimo avviso. Io non ho più bisogno dei tuoi servigi. Che sta succedendo? Hai perso qui? Il tuo lavoro. Sei stato sostituito. Da chi? Da Dio. La mia fede in Lui mi darà la vittoria. Paura, non sarò più controllato da te. Cosa stai facendo? Pulisci la tua scrivania. La security spirituale ti mostrerà la via per uscire. Chi sei tu? Questo sono io. Reclamo la vittoria. Ora, se non ti spiace, ho una presentazione che ho bisogno di terminare. Non ti libererai facilmente di me. Vai. Però ci si sente bene nell'avvertire il successo. Per molti la paura del fallimento non è una cosa su cui scherzare. È dunque qualcosa di profondo e che ti paralizza. È una paura che ha afflitto alcuni dei personaggi più famosi nella Bibbia. Quando però vediamo come Dio risponde a queste persone, possiamo apprendere molto. Sei ostacolato dalla paura del fallimento? Stai permettendo ai fallimenti del passato di determinare le decisioni del presente e le opportunità del futuro? Se farete quello che Dio vi ha chiamato a fare, Egli si manifesterà sempre, si presenterà sempre quando avrai bisogno di Lui. Sarà con voi e non vi abbandonerà mai, non vi deluderà mai, potete contarci. Non ci sarà mai nessun evento così grandioso più di quello in cui metti in pratica quello che Dio ti ha chiamato a fare. Alcuni di voi hanno bisogno di ascoltare questo messaggio oggi perché vi siete rilassati nella vostra zona di comfort. Dio però ha un piano per la tua vita. Lui ha qualche cosa che vuole che tu faccia. Forse sarà semplice o complicato, ma se Dio si trova in questo, hai bisogno di fare un passo di fede e metterlo in pratica. Dio non ti chiederà mai di fare qualche cosa che non ti aiuterà a fare, e Lui sarà con te.